Allora a tutti i legionari, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuova live di Zoo Simulator, un gioco mai visto sul mio canale, appena uscito, insomma, non so quanto tempo fa è uscito, però non è uscito molto tempo fa. Ho deciso di provarlo e perché non farlo insieme? Allora, andiamo a dare il nostro nome alla partita. Come lo chiamiamo il nostro zoo? Come lo chiamiamo? Roma, no, zoo. Sì. Roman Zoo. Applica. Oh, io spero che si senta, anzi, per come prova del 9. Voglio vederlo esattamente in live. Perfetto, perfetto. Guardate quanto so bello qui il live. Perfetto, guardate quanto so bello qui il live. Ciao. Ciao. Ok, questo lo possiamo abbassare. Anzi, lo rimpiccioliamo e lo mettiamo di qua. Mentre, perfetto, la live la metto di qua. Anzi, questo di qua e qua, questo qua. Perfetto, signori, perfetto, signori, perfetto. Perfetto. Oh, andiamo a vedere, ritorniamo al nostro gioco. Questo zoo un tempo era un luogo molto amato dalla gente e dava rifugio a molte specie. I suoi giorni di gloria, però, sono alle spalle e ora è vuoto. Riuscirai a riportarlo al suo antico splendore? Un tuo parente ti ha lasciato in eredità questa proprietà. Se ti impegni, forse vedremo di nuovo allo zoo visitatori e animali che hanno bisogno di una casa. Oh, allora. Entriamo. Mi sembra più una catapecchia più che uno zoo. Però. Che c'è qua? Madonna, ragazzi, qua è proprio la muffa a livelli, eh. Allora, tutorial, uso del computer, bla bla bla, negozio, eccetera, eccetera. Quasi quasi non ci interessa niente, perché insomma un po' uno sguardo l'ho dato. Vabbè, che devo comprare? Saldatrice. Ok, e materiali. Prendiamo due. Andiamo al magazzino. Oh, eccolo qua, questo è il nostro bel magazzino, magazzine. Qui niente. Ah, qui le barre e qui il saldatore. Io ti consiglio di eseguire varie azioni nel gioco, ma ricorda che. Ok. Senti, ma non lo posso levare il tutorial? Cioè, per dire, eh? Controlli, partita, frequenza, movimento della testa, distanza di interazione, frequenza dell'autosalvataggio, facciamo 5 minuti, solo 5, vedrai, famo 10. Salva. Inverti audio, ok. Campo visivo fa un bello 80. Perfetto, niente, non possiamo eliminare il tutorial. Vabbè. Ok, mo dove va a andare? Vai al cancello. Eccolo qua. Sì, lo so. Tac. Ah, oh, qui non c'è bisogno di fare movimenti, ok ragazzi, almeno per questo. Ok.
cancello riparato e si apre. Vai alla gabbia, usa tasto sinistro del mouse per liberare l'animale e dagli un nome. Ah, adotta un animale però prima. Ok. Animale. Allora, il primo è molto piccolino. Aspetta, fammi vedere. Fammelo vedere. Decidiamo un attimo quale animale prendere, perché... Allora, è very much piccolo, eh? Non è molto grande. Qua ci vuole il pellet. C'ha il pellet. Adesso andiamo a vedere dal PC quali animali mangiano il pellet. Che non so neanche che cos'è il pellet, sinceramente, eh? Non so di che fa. Anzi, proprio perché le mie live sono culturose, voglio vedere che cazzo è il pellet. Di cosa è fatto il pellet? Mangime. Allora, il mangime è indicato per ruminanti, monogastrici e cunicoli. Ah, è il mangime, scusate, sono analfabeta. È il mangime indicato per i ruminanti, monogastrici e cunicoli. È un pellet composto da fieni di primo raccolto disidratati, proprio grazie al suo contenuto, è ideale per il benessere generale degli animali negli allevamenti intensivi. Da fieni disidratati. Vabbè, ok, ci stiamo. Allora, andiamo a vedere chi mangia il pellet. Solo i rinoceronti, quindi c'è poco da fa. Rinocerontesia. Però maschio o femmina? Vi direi maschio, che è il più giovane. 6200. Tac. Qua. Adotta. Ok. Andiamo alla gabbia. Ecco, proprio sembra tipo Jurassic Park. Inserisci il nome Rino Gaetano. Rino Gaetano è appena diventato il primo residente del tuo zoo. Ricordati di prendertene cura, perché gli animali trascurati potrebbero venirti sottratti. Ricorda anche di chiudere i cancelli del recinto, poiché gli animali si sentano a disagio con il recinto aperto. Va bene. Vabbè, che devo fare? Vai al tabellone informativo. Dove sta? Eccolo. Buoni tutti. Allora, divertimento, relax e compagnia. E adesso c'ho tutto. Vai al rubinetto vicino alla ciotola. Tanto quello là non ci attacca, ovviamente. Apriamo. Quanto voglio mandare i miei social? Prendi cibo dal magazzino. Vai al computer e ordina. Non potevo fare tutto insieme, no? Allora, qua, cibo... Pellet, facciamo un bel 3. Poi che devo comprare? Niente. Prendi il cibo. Adesso vado alla mangiatoia. Ecco qua. Tac. Acquista un idropulitore. Madonna, oggi veramente c'ho la lingua che è andata in vacanza, è andata in ferie.
Ok. Idropulitrice. Strumenti, eccola qua. Devo comprare qualcos'altro? No, non mi sembra. Cosa dovremo pulire? Allora, estrai l'idropulitrice dall'inventario, punta il cursore sulla procedura sporca, tieni premuto il tasto sinistro, pulisci le pietre spruzzandole con acqua, continua a procedere fino a quando il recinto non sarà pulito. Me coglioni. Non c'è uno spruzzo un pochino più, eh? Sarà contento il mio amico Luca di sto gioco, che lui si è comprato addirittura il gioco, quello del pulizia piscine là. Niente, il gioco è questo, quello che sto facendo io ora. Su tutte le piscine. E superfici, ovviamente. Varie superfici. Ah, devo raggiungere, scusate se faccio questo, so che è odioso, ma voglio sbrigarmi. Tac, ecco qua. Settantacinque per cento. Ottantotto. Novanta. Pulizia terminata. Come fa? Se sta al 90, scusa, come fa? 92. Cosa c'è che non arriva a 100? Perché non arriva a 100 qua? No. Vabbè, sfiga. Sfiga. Usando le slider apri lo zone. Ok. Tac. Apri zone. Ok, sì, bravo. Mo, attendi la prima recensione. Ma non posso fare nient'altro, tipo se volessi comprare. Madonna, questo 44 anni? Una femmina, mi serve una femmina. Femmina 35. Niente. Dai, Madonna, non se... Oh, eccola qua. Vediamo. Niente. Dai, con sta recensione! Maledizione! Vabbè, andiamo un giro per lo zoo, eh. La mappa non me la fa aprire. No, qui si vede che è un po' tutto in decadenza, perché insomma... Qua che ce va? Non mi fa comprare niente. Ah, ecco i visitatori, va. Eccole, eccole. Vediamo un po' se posso fare qualcosa, che ne so. Ok, gestisce animali no. Questa roba non la posso fare. Niente. Posso fare niente. Certo, così veloce te lo godi col cazzo lo zoo, eh? Che ne so, sta a fare una maratona. Questo? Si è ingoiato una stampella? Oh, eccola. Eccola, eccola.
Eccola, vediamo un po'. Hanno 100 vuoto, hanno bisogno di più decorazioni. Ok, quindi posiziona decorazioni. Sì, bravo. Allora, bu, bravo, fieno, non gli serve, grattacorni, in questo caso grattacorno. Poi, siepe, diragraffi, pergola. La pergola, dove la metto? La metto qua la pergola. Il giocattolo, vediamo se questo gli piace. Ok, poi il birillo glielo mettiamo. Sì, vai, birillo e la doccia gliela mettiamo tipo qua. Senti, però la pergola gliela voglio mettere. Dove c'è la paglia? Tipo qua. Ok, altre decorazioni che gli possiamo mettere? Niente. Grillo, giocattolo, parasole, siepe. La siepe, che ne so, mettiamogli la siepe qua, giusto per fate privaci. Ok, direi che abbassa, controlla la recensione sul computer. Oh, ma avanti e indietro, che coglioni. Allora, recensioni. Nel secondo recinto ci sono figure terribili, rifugi terribili. Ho capito, ma il secondo recinto ancora lo devo fare. Acquista il martello. Strumenti, martello, chiudi e pala, chiudi. Poi, materiale. Prendiamone un altro, anzi, sa mai. Ok, martello, pala e ripara la vecchia capanna. E vai alla vecchia capanna. Martello. Eccolo. No, è quell'altro. Oh. Ma dove cavolo è? Ah, eccolo qua. Qua. Allora, caricare la barra di forza, rilascio, ok. Tac. Tac. Oh, pure questo. Non mi piace proprio? Tac, ok. Adesso devo usare la pala. Ecco, questo devi usarlo in questo modo. Tac. Ok. Andiamo a gettare l'immondizia. Se si potesse fare a meno delle animazioni, magari sarebbe un pochino più veloce. Ok. Tra l'altro poi ho visto, upgradando questi oggetti non diventano più veloci. Diventano magari più capienti, ma più veloci no, purtroppo.
Ok, mo controlla la recensione sul computer. Madonna, ogni 2 secondi a fare. Manco i malati di Instagram, guarda. Tac, ah, le recensioni. La tabella informativa, ok, che devo compriamo? Strumenti, abitatore. Ok, sempre qua. No. La tabella informativa. Ok. Ah, ecco, questo è una cosa del genere, ok. Tac, olè. Oh. Minchia, velocissima come cosa. Cioè, poi tra l'altro non solo c'è il giochino qui da fare e vaffanculo. Oltretutto devi anche. C'era pure l'animazione. Va bene. Controllo. Allora, vai al computer e compra un tablet. Ma allora, se io queste le metto qua. Questa la metto qua. Qua ci metto. Idropulitrice. Martello, pala e abitatore. Ok. Il primo me lo lascio libero, raga, perché odio avere delle cose nelle mani mentre cammino, corro e faccio cose. Odio proprio. Ok. Allora, che dovevo comprare? Il tablet. Sì, 1500, sono partiti. Ok, mappa e fotocamera. Mappa e fotocamera. Che devo fare? Mancano gli animali. Ok, che devo fare? Controlla le dimensioni richieste del recinto nella sezione bisogni. Tipo. Questo recinto qui. Non è molto grande, quindi siccome c'è la verdura. Tana del bosco? Sì, tana del bosco non mi dice che cavolo è il tana del bosco. Ok. Bisogni. Dimensioni del gruppo di maschi 4. Habitat bioma. Allora io se ci metto gli struzzi. Dimensioni del gruppo da 1 a 5. Dimensioni del gruppo di maschi 2. Dimensioni del gruppo di femmine 5. Altrimenti, bufalo, dromedario, coyote, panda rosso. Anzi, aspetta, no. Vabbè, vediamo un po' che animali ci stanno, che no, non posso comprare ovviamente, te pareva. Gorilla, leone, no, iena, fennec, volpe del deserto, non credo, panda rosso, erbivoro. Bambù, ma anche frutta, uova, lucertole, insetti. Bisogno 1, 2, 2, 2. Bioma, foresta. Dimensione dell'habitat piccolo. Fa bisogno d'acqua nessuno? Elementi aggiuntivi. La siepe. Grattacorni. Ma i corni? Ma non ce l'hai i corni questo? Che cazzo di gratta? Pisello. Coyote, dromedario, bufalo africano forse. Piccolo. 1 a 3. 3 ne posso mettere. Birillo e tiragraffi. Direi che questo mi costa di meno. Questo mi costa di meno. Lo struzzo invece, bisogno piccolo. 5, steppa. Siepe giocattolo. No, io mi prendo il bufalo, dai. Il bufalo africenzio.
Bufalo africenzio. Usando il copiato adotta un animale adatto alle dimensioni del recinto. Allora. Tutti. Struzzo. Gazzella. E te pareva? Gazzella invece. Bisogno. Steppa, piccolo, nessuno, 4. Frutta, verdura, pellet. Fieno e siepe. Vabbè, va, famo sta mattata. 1.300. Siamo qua. Adotta. Mo, la cosa brutta è che io, per andarla a liberare, ci devo andare a piedi. Questa è una gazzella ed è femmina. La chiamiamo come cazzo la chiamiamo? Mara. No. Gazzi, vaffanculo, proprio fantasia, eh? Allora, dopo glielo verso, devo andare a comprare un'altra gazzella. Allora, altra gazzella, stavolta maschio. Tac, adotta, ok. Così, però devo comprare pure la verdura. Quattro, sei e 12. Allora, questo lo togliamo, lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Ok. Max Gazzella. Ok, chiudiamo qua. O chiudiamo qua. Adesso apriamo l'acqua. Ok. Riempiamo qui di robetta. Ok. Tana del bosco. Avevamo detto che di cosa avevano bisogno le gazzelle. Bisogni siepe e fieno. Abbiamo steppa. Ok, dimensioni animali, 4 maschi. Ma coglioni. Ok, Fieno. Ok. Poi si era detto che voleva la siepe. Aspetta, che siepe vuole? Ogni... Ah, la siepe è fatta così, ok. La siepe fatta così. Che cazzo ci farà con la siepe fatta così? Io questo boh. Te giuro, non lo so, non lo so. Va bene, qui abbiamo finito. Controlla la nuova recensione.
Quindi, guarda che roba, ragazzi, stanno bene, stanno. Oh, Sherry, grande Sherry! Se non ci sentiamo, Sherry, buon Ferragosto per domani. Nuova recensione che non ho ancora, che non ho. E aspettiamo. Aspettiamo. Vabbè. Oh, recensioni. Ho guadagnato 816 da paiura. Da paiura. Uff, che palle ste recensioni. Controllano. Ah, la devo controllare quindi. Ma ce l'ho o non ce l'ho sta recensione? Sì che ce l'ho, vedi, sono un coglione. Volevo usare il bagno, ma è in condizioni disgustose. Quindi, che devo fare? Accendo il computer, tablet, categoria rinnovamenti. Nella sezione rinnovamenti puoi ristrutturare vecchi edifici e altri elementi, ok. Edifici, magazzino, biglietteria, bagno. Ok. Devo comprare l'abitatrice. No, devo migliorare l'abitatrice. Ok. Un abitatore. Che poi perché abitatrice? Oh, vabbè. Ripara le prossime tabelle informative. Non ci posso andare con teletransport. No, 1 e 2. Oh, almeno questi sono 2 invece che 3. Tac. 1 e 2. Olè. Grazie, grazie Sherry, anche se lavorerò domani, però vabbè, ormai ci ho fatto il callo. Altri 4 giorni e me ne vado in ferie. Allora, controlla la nuova recensione. Recensioni, tac. Recinto nascondino, la giungla di quelle orribili. Ok, vengono dai brividi. Ok. Altra. Passami, mi sono lamentato di orrende condizioni degli edifici. Adesso finalmente posso sentirmi di essere un umano. Mi fa piacere. Va, recinto nascondito della giungla. Vendi vecchie decorazioni, adotta un animale e vaffanculo. Quanta roba che mi fa fa'. Il problema è che non si può saltare il tutorial. Non si può. Non si può. Allora, dai, dai, money, money. 300, 200, la paiura. Questo si vende. Finito? Ho finito. Questa è acqua. Questa è sempre verdura. Adotta un animale. Non lo posso adottare da qua. Va bene. Quando me la sbloccano il teletrasporto, cavolo. Ok, animali, sempre verdura. Struzzo. C'è anche dell'acqua, eh. Ah, l'elefante, però questo, insomma, è un po' piccolino. E dove si vede? Riparato, riparato. Vediamo un po'. Maggiori informazioni. Numero di animali. Dimensione dell'habitat grande. Veramente.
Dimensioni dell'habitat grande. Quindi l'elefante no, dai. Frutta? È sempre questi, eh? Non è che cambia di molto. Elefante, ippopotamo. Ah, vedi l'ippopotamo. 30 anni, quanto dura un ippopotamo? Ippopotamo, quanto dura? I branchi che vanno da 10 a 40 individui, 1400, 35 cm, 50 cm. Ok, bisogni. Qui non mi dice. Ah, vedi, questo voleva il fango, la fanghiglia che c'era lì. Allora, facciamo così. Facciamo così. Allora, lo andiamo a chiudere. Lo andiamo a chiudere, eh? Senti che be faccio. Nascondiglio della giungla. Andiamo a chiudere. Poi, gestisci animali. Questo qui lo posso spostare? Non lo posso spostare? Gestisce animali. E io lo voglio mettere qua. Voglio mettere qua. Rino Gaetano. E qui ci metto il l'ippopotamo. Ippopotamo 30, vediamo un po'. Allora, ippopotamo. Ce n'è solo uno, da 30 anni. Quanto dura in media un ippopotamo? Vediamo un po'. Momento cultura, ragazzi. Quanto vive in media un ippopotamo? 40-50 anni. 40-50 anni. Questo ce n'ha 30. Una decina d'anni mi dura. Vabbè, dai. Adotta. Perfetto. Via. Adottano nel nuovo recinto. Ippo te strippo. No. Ippo te strippo. O ippo lo strippio. Ippo lo strippio. Per la gioia di Giacomo. Ippo lo strippio. Ok. Allora, sta roba. Vediamo un po'. Ippopotamo. Bisogni. Frutta pelle e verdura. Ok. Diragraffi, siepe. Quindi sta roba la posso pure vendere. Tiragraffi. Questo è un tiragraffi? Grattacorni. Via. Via. Questo glielo lascio. Questo no. Grattacorni. Che c'aveva? Che voleva? Bisogni. No. Ippopotamo, bisogno. Siepe e tiragraffi. Tiragraffi, vabbè. Non facciamo domande, non facciamo domande. Tiragraffi, che cazzo gli serve a st'amico? Non lo so. Ok, pellet ce l'ha, l'acqua,
Riforniamo d'acqua. Ok. Mettiamogli il pellet. Ora andiamo a rifornire pure quell'amico. Era qua? No, prossimo. Eccolo qua. Qui ci posso mettere pellet, solo frutta oppure verdura. Mi sa che non può stare manco qua, sta amico. Mannaggia la miseria. E niente, metto a posto per il momento, lo lascio qua. Anzi, lo metto da un'altra parte, dai. Lo metto, e vaffan bene. Tipo qua. Mettiamo sta roba qua, così. Io volevo finire in fretta il tutorial per andare avanti, però come facciamo? Cioè, è lunghissimo sto cazzo di tutorial, cioè è infinito. Vabbè, questo dopo, questo dopo. Qui possiamo chiudere. Qui chiudiamo. Poi mi serve il rubinetto. Aspetta un attimo. Ah, cazzo, non c'ho il cazzo di coso. Merda, vabbè. Ma qua solo carne. Merda, merda! Qua solo carne. Questo è troppo grosso. Merda, ragazzi, merda. Senti. Vabbè, ho sbagliato. Vabbè. Vabbè, lo mandiamo via, dai. Che dobbiamo fare? Se no lo mandiamo. Gestisce animali. Andiamo un attimo qua. Ho capito, mannaggia la puttana. Andiamo a vedere se si può riparare. Vediamo un po', dovrebbe stare da ste parti, anche se non ho la mappa sotto mano. Dovrebbe essere questo. Merda, pure questo c'ha problemi di... Questo? Ma questo è enorme. No, qui ci metto il leone. Sta qui, sta amico. Questo è enorme.
qui non ce la posso mettere. Questa è enorme. Pure questo è grosso. E niente, dai, ma ho fatto una cazzata a comprare l'ippopotamo. Lo devo comprare all'inizio l'ippopotamo e lasciare il rinoceronte. Vabbè, dai, vabbè. Questo è un recinto? No. Questo è un recinto. Allora, l'acqua c'è, e qua è solo pesce, quindi niente. E sono un coglione allora, vedi che sono un coglione, tutto fila, tutto fila. Tutto fila. Cioè, una volta che hai messo le barre per saldare, solo da davanti si può fare la saldatura, dietro no. Ma assurdo, guarda, assurdo proprio. Va bene. Ok. Vabbè. Diamo via il rinoceronte per adesso, poi lo riprendiamo, dai. Gestisce animali. Tac, sposta in un altro zoo. 6200. Vabbè. Forse ci avrò perso un pochino. Comunque nel nuovo qua ok, dimensioni grande, quindi c'è la frutta o la verdura. Allora, e se lo ricompro? Questo 5,5, aspetta, quanto dura un rinoceronte in media? Momento cultura! Quanto vive in media un rinoceronte? 40-50 anni, come l'ippopotamo, esattamente come l'ippopotamo. Ok, beh. There is a problem. Dai! Si è incastrato. Allora. Non so perché si è incastrato. Niente. Se lo devo chiudere, raga, c'è poco da fare. Ma tu guarda la miseria.
Fermi un'attività e riprendiamola. Per i momenti cultura, ragazzi, si è incastrato perché non gli piace la cultura a sto gioco. Questo è. Il problema è questo. È la pura e la dura verità. Continua. Dove stavo? Ok, casa dovrebbe stare da quelle parti, sì. Allora, non c'era modo di fare altrimenti, quindi diamo via il rinoceronte. Sposta in un altro zoo, ok. Ora, ricompriamo. Oh, questo maschio 14 anni, 6 e 2. Questo 12, 6 e 4. Femmina. Femmina 6017, oh. Adotta. Vai qua. Sì. Ti ho speso pure di meno. Ho guadagnato 200, regà. Bella! Ok. Perfetto. Questa è femmina. Rina scente. Come il negozio. Vabbè. Ok, controlla la recensione. Aspetta, ma prima di controllare la recensione, voglio fare una cosa. Voglio fare una cosa, qui è pieno. Olè. Ora, 9, frutta. Ok. Ah, aspetta, di che c'aveva bisogno, sta amico? Rino puzzola, dove sta il rino puzzola? Oh, ma so ah, ecco. Bisogni. Ok, giocattolo, grattacorni e birillo. Io una pergoletta gliela metterei, però vabbè, se non la vuole. Grattacorni, grattacorni. Gliela mettiamo tipo qua. Poi giocattolo gli mettiamo questo. Oh, che è qua? Ok. E il birillo, brillo. Che glielo buttiamo qua. Ok. Ora chiudiamo tutto. E andiamo a vedere la recensione. La recensione. Ok. Tac. In questo zoo non si può mangiare niente. Oh, devi stare. Oh, ma devi stare tranquillo. Ammazza che le critiche, ragazzi. Oh, finalmente. 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 Lo zoo si trova nei luoghi di costruzione vicino. Ok. Questo sta andando al bagno. Io lo metto qua. Hot dog. Anzi, hot dogs. Caffetteria, negozio di souvenir. Zona cibo. Negozio. Hot dogs. Vabbè, devi stare tranquilla, adesso te la metto la mappa, tieni. Oh, si non caghi il cazzo. Allora, andiamo al venditore, il venditore sta qui. Ok,
assumere persone che ti aiutino a gestire lo zoo. Ogni dipendente può fornire bonus unici, puoi promuovere i dipendenti per aumentare l'efficienza della loro specializzazione. Allora, assumiamo un venditore di hot dogs. Aspettiamo ad addestrarlo. Possibilità di sostituire le piante nei recinti. Assumi. Ok. Acquista il negozio erogatore automatico di cibo. Strumenti. Eccolo qua. Prendi l'erogatore dal magazzino. C'è un problema al recinto, eh? Andiamo a vedere. No, era questo. Ok, lo mettiamo qui. Ok, adesso mettiamo un po' di robetta. Ok, lo mischiamo. Olè. Ok, qui tanto dell'acqua non ci hanno bisogno, eppure qua sta finendo, io va bene. Acquista chiave inglese, strumenti, chiave inglese, conferma e acquista, che mai ha scritto? Materiale, rubinetto. Ma riandiamo al magazzino. Allora, chiave inglese la mettiamo qua, questo lo mettiamo qua e per il momento questo qua. Lo devo andare al prossimo. Ma c'è il modo di entrare, no, eh? Modo più Speedy Gonzales di entrare. Maledizione. Quindi devo rispondere a tutto un'altra volta. Poi 7. Minchia è lungo, eh? Oh. Adesso martello. Vabbè, intanto andiamo perché magari serve per un'altra quest. Allora, magazzino, strumenti, erogatore d'acqua, ok. Tac. Allora, usa chiave inglese per smontare il rubinetto. Dove però? Tipo qua. O tipo qua. Ah, gli facciamo la strada inversa e era qui sotto. Ah no. È il primo, mi sa che è qua. Qui sotto, sì.
Meno male che ho visto la freccetta. Olè. Sicuramente utile questo. Allora, hai completato il tutorial? Oh, acquisito la maggior parte delle competenze degli strumenti che ti permettono di prendere il cuore dello zoo. Ti aspettiamo ancora un sacco di attrazioni divertenti. Ok. Bene, bene, bene. Finalmente, signori, abbiamo finito il tutorial. Finalmente. Adesso siamo liberi di fare ciò che ci pare, quando ci pare, quanto ci pare. Quanti soldini ho? 13.000. Allora, ragazzi, per un'entrata, anzi, per delle entrate più soddisfacenti, c'è la possibilità di mettere delle cassette per le cassette, quelle per i cosi, le donazioni. Ecco. Una la metto qua, la metto qua. Una la metto qui. E un'altra la metto all'entrata. Ok? Adesso qui ci metterebbe questo e qui ci metto il negozio di souvenir. Ok? Perfetto, possiamo per ora andare avanti. Ha ricevuto una nuova opinione. Andiamo a leggere. Allora, devo ammettere che ora ci siamo a muovere all'interno dello zoo molto più efficiente. Grazie alle nuove strutture ora mi sento in un vero zoo. Beh, non è che prima, cioè, insomma. Vabbè che vabbè, però. Ok, qua. Come si vede? Figo. Oh, beh. Forse è meglio questo. Questo. Ah? Che robetta. Adesso qua che ci va? Cassetta. Io ce ne metto un'altra qui. Ok. No. Che c'è sta qua? Che animale c'è sta la gazzella? Qui che c'è? No. Rinoceronte, eccolo qua. Qui un'altra cassetta, ce la mettiamo? Sì. Hai ricevuto un'opinione. Andiamo a leggere. Oh, tre opinioni. Ottimo compagno, la nuova struttura facilita lo spostamento nello zoo. Allora, le nuove strutture nello zoo sono davvero un bel passo avanti, la visita ora è ancora più piacevole. Con le nuove infrastrutture hanno fatto centro. Grazie, grazie. Oh, abbiamo 5.900 dollari. Un'altra opinione. Le nuove strutture dello zoo sono davvero un bel passo avanti, ok. Ora i cambiamenti. Ottimi cambiamenti. La nuova struttura facendo ancora. E mo basta, no? Sempre le stesse. Che cazzo vuoi tu? Che tiro del culo? Vaffanculo. Allora. Ripara 6 recinti. Andiamo qua. Oh, se non sbaglio, nell'inventario abbiamo un rubinetto. Per il momento ce lo mettiamo. 7. Qui ci mettiamo qualcosa di piccolo, magari, eh? Radura selvaggia. Radura selvaggia. Carne. Un coyote.
Easy. Un coglione e un coyote. Andiamo qua. Andiamo a vedere per il coyote. Eccolo qua. È un mammifero, vabbè, predatore della famiglia dei canidi, diffuso in tutto il Nord America, Alaska e il Messico. È presente anche in molti paesi dell'America centrale, a prima vista assomiglia al lupo più piccolo come il lupo. Il coyote è ricoperto da una pelliccia grigia, spessa e ruvida. La pelliccia può anche essere di colore marrone, addirittura rossastra. Una caratteristica distintiva è la coda soffice con la punta nera. Il coyote è noto per coprire distanze considerevoli fino a 600 km in pochi giorni. E il corridore più veloce tra i canidi può raggiungere una velocità di 70 km/h, non di rado possono saltare fino a 5 metri. Il nome scientifico del coyote è Canis latrans. Mi dissocio. Significa cane che abbaia. Dimensioni dell'habitat medio. Non va bene. Questo è molto piccolo come... altopiano erboso, selinone, pascolo, rifugio del tesoro, radura selvaggia. Questo è molto piccolo. È piccolo, piccolo. Vediamo un po'. Panda. Il panda rosso Ailurus fulgens è erbivoro, consuma principalmente... No, qua ci vuole la carne, quindi no. Fennec. Il fennec è un volpe del deserto, abita in aree desertiche. Bisogni? Frutta, verdura, pellet, no. Iena. La iena. Habitat piccolo, perfetto. Da 1 a 4, nessuno. Carne e pesce. Perfetto. La iena. Crocuta crocuta è un mammifero predatore che abita aree scarsamente boscose. Steppe, infatti questa si chiama... Come si chiamava la... radura selvaggia. Io direi che la iena va bene. Allora, iena. È la iena. Eccola qua. 1900. Radura selvaggia. Adotta. Andiamo, andiamo, andiamo. Merda, merda. Strumenti. 1000. Conferma. 1000. Conferma. Cibo. Carne. 5. 1200. Oh, ho speso una branda, raga, però comunque serve. Serve la carne. Ok. Come cazzo la chiamo? Cazzo ridi. Allah è un po' offensivo. Ok. Adesso 7. Questo rubino. Ah no. Ah no. Questo lo lascio. Ok, l'acqua è piena. Iena. No, inventario. Tac. Lo metto un attimo qua. Inventario, carne. Metto al volo qui. Ottimizzato, eh. Ottimizzato proprio. Dai, su, riempi.
Dai, riempi qua, su. Vabbè, lo faccio io, lo faccio io, va bene. Olè. Per ora, inventario qua. Qual era il recinto rotto? Questo. Dopo ci torno da Iene. Inventario 1. Così stiamo a posto. Dai, non cagare. Oh, ma non la volevi l'acqua? Mo la vuoi? Cazzo, non la voleva. Mo la vuole tutta insieme. Bisogno d'acqua 0 e mo vuole l'acqua. Oh, il momento di riscuotere, raga. Sono questi i veri introiti. Sono questi, una volta avuti, diciamo, vari visitatori che mettono i soldi, eccolo qua, 1200. Mettiamocelo pure qua. E basta, perché poi ho finito. Qui tanto ci metto il leone. Ok. Ritorniamo dalla Iena. Ok. Non ride. Allora, fammi vedere. Iena, Iena, Iena. Eccola qua. Bisogni. Siepe, tiragraffi e giocattolo. Siepe. Siepe, dove cavolo la metto? Metto tipo qua. Siepe e giocattolo. Cazzo voleva? Iena, bisogni, tiragraffi e giocattolo. Giocattolo e tiragraffi. Ok. Andiamo a vedere le recensioni qua. Ottimi cambiamenti, le strutture facilitano gli spostamenti, ok. Soldi 2002. 2002. Ma se io facessi di questo. Vegetazione. Rifugio del deserto, radura selvaggia e lo rendo un po' più accettabile. Oh, mo sì. Mo sì, ragazzi, mo sì. Questo è rotto? Che c'è stato, è rotto? Vabbè. Che devi fare ogni tanto, si rompono, raga. Magari una cornata o qualcosa del genere. E le recensioni si rompono molto facilmente. Anzi, a volte vi stancherete pure. Dici, cazzo, che palle. Oh, il fatto che poi apra la porta non è molto, diciamo, indicato per. Ok, per la salute. Vediamo un attimo, cerchiamo di rinnovare anche questo. Vegetazione, questa è nascondiglio nella giungla.
Nascondiglio nella giungla, eccolo qua. Un po' troppo. Un po' troppo. Tana nel bosco. Savana soleggiata. Mille due, forse questo è il migliore. Altro. Pensioni, pergole, cancelli e recinti. Bello, ok. Apriamo qua. Oh, hai guadagnato 4-2, può essere? No, può essere niente, perché... Oh, andiamo a riscuotere, dai. Vediamo un attimo se... C'è qualcosa da riscuotere. 900. Boh, buttalo lui. Meglio di un calcio un culo, raga. Cioè. Tac, 1400. Da paura. Hai ricevuto un'opinione. Sentiero Savana. Oh, dai, altri due. 985. E altri 600. Vabbè, vabbè. Altro. Money, money, money! 500, vabbè, 600 dollari. Me lo metto pure qua. Allora, voglio scendere giù e vendere quelle cose. Solo che... Allora, io sto qua. Questo qui. C'ha tre ingressi, sta amico? No, merda! 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 E vabbè. Senti, dato che ci sono, strumenti 1 e 2. 1, 2 e questo. Hai capito? Qui ci metto il leone, raga. Tac. Qua. 1. Così ripariamo pure sto recinto e andiamo a 5 su 6. Da riparare per la quest. Ok, vabbè, chiudi qua. Oh, andiamo a vendere tutta sta robetta. Qui c'è, cioè, qui c'è panda pure la tigre, raga, cioè, o la tigre o il leone, mo vediamo un attimo. Quello che costa di meno, insomma, 7. Tac. Olè. La carne qua. Ok, adesso riempiamo di carne st'amico. Allora finirà subito perché l'ho, cioè, l'ho finita praticamente. Ce n'è poca, la devo ricomprare. Però, anzi, compriamola subito visto che ci siamo. Ok, viaggiamo veloci al magazzino. È carino, ragazzo, il gioco, mi piace proprio. È solo che quel tutorial veramente è stato molto lungo, molto troppo, troppo, troppo molto, o molto troppo. Qua. Sei. Dai, non è vero, l'avevo preso. Voglio il bar. Olè. E olè.
Ok. Olè. Finito. Oh, 5 su 6, raga. Boh, andiamo a riempire il derogatore qui. Ok, riempiamo pure qua visto che ci siamo. Ok. Mettiamolo qui. Ora direi di farci di nuovo un giro per riscuotere il denaro. Oh, bella di casa. Compra. Compra. Spendi i tuoi money. Oh, 800. Oh, ma quello non l'ho preso. 9,93. 6,45. Dai. E mi sa che abbiamo finito qua. Ah sì. Ok, andiamo qui, vediamo. Oh, ma c'è un recinto rotto. Questo qui. Cazzo vuoi? Migliorare la chiave, che coglioni ho. Chiave inglese. Migliora. Sì, ogni tanto bisogna migliorare anche gli attrezzi, raga. Olè. Sta nel bosco, ci siamo. Adesso andiamo a vedere il leone maschio. Allora, vediamo quanti ce ne abbiamo. Leone. 9, 5, 8. 5 anni, quanto costa? 10. Porca troia. E chi ce l'ha? E chi ce l'ha? Tigre? Già questo è un po' più. 15, 13, 14, 11. Allora, momento cultura. Quanto vi vive in media una tigre? 10-15 anni. Allora, se questa vive 15 anni, cioè questa è morta. Cioè questa è morta, ragazzi, cioè me la vendono morta praticamente. No. E orso? Momento cultura di nuovo. Momento cultura. Quanto vive in media un orso grizzly in Italia poi? 20-25. No, no, fermate, che fai? 20-25, vabbè, ci si può sta. Femmina. Ci si può sta, dai. E ci volevo mettere il leone lì e invece no, non ce l'ho tutti quei soldi. Ok, adesso sono rimasto con una pippa e una gazzosa. Quindi con niente. Qui che c'è di rotto? Tutto. Olè. Yogi.
Orso Yogi. Oh, devi stare tranquillo. Allora, orso grizzly. Bisogno tiragraffi, giocattolo e siepe. Tiragraffi, no, ok. Tiragraffi lo mettiamo tipo qua. Uno e due. Oh, non c'ho i soldi, vabbè. Quindi che voleva il tiragraffi, giocattolo e siepe. E niente, devo andare a rifar giro. Che c'è qua? È finito il cibo. Che cazzo mangia questo? Ok. Solo pellet. Tutto sommato non era male l'idea di metterci solo il rinoceronte qua, eh? Però vabbè. Ok. Rifiamo il giro. Soldi, 1200, qua niente. Oh, almeno qui 800, 700. Oh, qui non ci abbiamo più messo il leone, quindi togliamo e ci mettiamo l'orso. Eccolo qua, anche se è l'orso bruno qua, però vabbè. Questo ci avevo, questo ci mettiamo. Adesso dov'era l'amico? Qua era qua, vero? Dimmi di sì. Sì. Allora l'orso sta qua, gli devo comprare il giocattolo. Quanto costa per migliorare qui la situazione, vegetazione? No, boschetto appartato no, altopiano erboso, eccolo. 1700. Forse è meglio questo. No, gli mettiamo questo perché gli orsi, anche se nel gioco non è previsto, si grattano la schiena sugli alberi. Se gli metto questo, gli alberi qui non ci stanno, o meglio, ci stanno ma sono alti. Mentre qua ci sta qualche alberello, qua, sparso. Gli metto questo qua. E infatti si paga di più. Vabbè. Ok. Questo dovrebbe essere super scontento adesso perché... C'ha da mangiare, c'ha da bere, c'ha i giocattoli, c'ha tutto. Vediamo un po'. È giusto la compagnia che gli manca. Giusto la compagnia. Ok.
Perfetto. Qua che si è rotto. Ogni tanto vabbè, che palle. Che palle. Strumenti. No. Materiali. 900. Ok. Che poi si rompe pure sta roba, ragazzi, che insomma, ti rompe un po' le palle perché dici, cazzo, ma com'è possibile se rompe una recinzione che sta all'esterno della gabbia? Protetta da un'altra recinzione, tra l'altro. Intatta, intatta. Vabbè, questo è. Questo è. Olè. Qua. Qui stiamo a posto. Questo qui non. Boschetto appartato. Non l'ho riparato. Boschetto appartato, vero? No. Vabbè, cominciamo. Damogli una aggiustata. Aspetta un po'. Avvitatore. Tac. 1000. Vaffanculo, vai. Almeno, raga, un po' più veloce, che cavolo. Ho preso una barca, però sta a posto. Sta a posto! Tutto a posto. Tac. Poi entriamo dentro. C'è qualcosa da abbattere. Abbattiamo Todos. Ok. Posso. Quanto c'ho? 136, merda. Niente, volevo migliorare pure la pala. Almeno diventa più capiente. E invece no. Allora, io spero che nel frattempo che io sto qui a raccogliere merda dal terreno, spero che i visitatori abbiano la compiacenza di gettare qualche monetina nel recipiente delle donazioni. Ho una nuova opinione, adesso andiamo a leggere. Olè. Andiamo a leggere l'opinione. Oh la Madonna. Oh la Madonna. Questo no. L'ultima opinione è questa qua. Il rubinetto che perdeva. Innocente ha rovinato un po' l'atmosfera. Oh, ma che palle! Un altro rubinetto sta a perdere. Dove? Questo qua. Allora, come recinti dovrei stare a posto, infatti. Ma ha già finito sto pezzo di merda. Ma quanto cazzo mangia? Ma ce l'ho un distributore? No, niente. Forse questo? No, questo. Distributore, mi sa che il rubinetto è questo qui. Adesso, l'ho messo, adesso.
Adesso l'ho messo, maledizione. Ok. Mamma, non c'ho una lira. I don't have any money. Bella, amico mio, spendi, spendi. Oh, 1100. 1180. Dai. Aie. 1283. E già stiamo quasi a 4000, eh. Aie! Aie! Vabbè, questo doveva sgarrare. Questo doveva sgarrare. Allora, abbiamo un po' di soldini. Andiamo a vedere di riempire anche quel recinto, va. Recinto piccolo. Oh, abbiamo vinto sta coppa. Abbiamo vinto... la coppa adesso, carne no, tutti no, vabbè, mettiamo qualcosa di piccolo, che mangi tipo la volpe, che ne dite? È un po' panda rosso, che dice? Siepe, grattacorni, parasole, 1, 2, dimensione piccola, foresta, nessuno. Com'è che si chiama quello dove voglio andare? Questo qua, boschetto appartato. Allora. O panda rosso. O panda rosso o quello. Un po'. Allora, gazzella, struzzo, eh. O era o il panda rosso. Sono 5000 a esemplare, più o meno. Oppure il Fennec, che non è Edwige, che costa di meno. Ok. Momento cultura. Dov'è? Quanto dura in media un Fennec? 10 anni. È una volpe, è un panda rosso? Dieci anni. Tutti 10 anni. 10 anni questo e 10 anni quest'altro. Quindi, panda rosso 8 anni 2000. No, Fennec, questo è il Fennec. Panda rosso c'è qualcosa che non va. Forse non si sono documentati prima. 11 anni. Allora, per la legge dei grandi numeri, anche questo dura di più. Io mi compro questo, femmina, e la metto... boschetto appartato. Così. Così siamo a posto con questa quest. Edwige la chiamo. Edwige Fennec. Ok. Madonna, ma è minuscolo. È minuscolo. Vabbè. Allora, di cosa ha bisogno il Fennec? Fennec. Bisogni. Siepe e parasole. Né più e né meno. Allora. Ok. Siepe.
Metto questa qua. Così si sente un attimo protetto. Ma non ne ho comprati due, sì. Comincia la metto. Vabbè, io direi che mo sei contento, no? Giusta la compagnia. Va bene. Adesso te ne compro un altro, dai. E qua. Oh, una compagna, un compagno per Edvige. Fennec, di nuovo, femmina, 4 anni. Vediamo un po', Fennec. Bisogni, gruppo, dimensione femmine 4. Dimensione del gruppo 1-4. Quindi devono essere 4 femmine, non ho capito. Vabbè, va a capire. Adotta. Metto qua, ok. Un'altra femmina, tutte femmine. Edvara. Edvara questa la chiamo. E ok, e qui siamo a posto. Allora, facciamoci un giretto per riscuotere quel poco che abbiamo accumulato. Che c'è? Ok, 500. Quindi niente. Poca roba, infatti, raccogliamo, raga. Ma io lo sapevo. 500. Oh, ma guarda qui la gente che entra. Oh. Guarda, tutti intenzionati a spendere soldi, eh. Allora, ci siamo imbattuti in una tabella che stava appesa miracolo. Oh, dove? 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 Attenzione. Altri 600. Però si riempie veloce, raga. Dai, metti i soldi. Dai. Metti i soldi là. No, 700. E niente. Eppure l'orso c'è. Oh, qua. 600 e va bene così. Di prima che rompono il cazzo ancora, no? Allora, il cancello. Fortuna che ho comprato un po' di sbarre. Sono curioso di vedere se saldatrice 1200 è un pochino più veloce. Ok, qui c'è sempre da pulire, però vendiamo tutta sta robetta. Io qui nella mia partita ci avevo messo l'elefante. L'elefantor. Allora, qui abbiamo rubinetto, ci mettiamo rubinetto. Ok, riempiamo qui. Ok,
così per dopo ce l'abbiamo pronto. Oh, sta roba si vende. Ok, torniamo qui, cioè facciamo un breve giretto. Io qui sono indeciso se metterci un'area picnic o altri un negozio. Ci metto il negozio, vaffanculo. E qui ci metto le panchine, dai. Altre panchine. Qui che ci metto? Elefante ce l'ho, la gazzella, struzzi, tigre no, orso bruno. Ah, Fennec, ecco. Qua dove si va? Perché chi li fa passare di qua, scusa? Questi sono matti. Perché io allo zoo una volta sono passato dietro una stradina, diciamo, di servizio, sono arrivato al recinto dei lupi, ma era fighissimo, raga, perché cioè da fuori li vedi i lupi, ma so cani, ormai so cani, cioè allo zoo sono diventati cani. Niente a che dire contro i cani, per carità, però il lupo. A parte che non sono d'accordo sugli zoo, cioè non, sinceramente non. Magari anni fa mi piacevano di più, ma adesso proprio non li sopporto, ma perché non mi piace vedere gli animali rinchiusi. Sì, magari sarò un po' patetico, un po'. Però non me ne frega niente, cioè gli animali sono fatti per stare liberi, raga. Poi se vuoi fare un come si dice? Uno zoo safari, tipo riserva, li lasci tutti liberi, ok. Ma così no, non mi piace. Mi dispiace. Ok, facciamo tutto il giretto così. No. Qua cassetta, ma è meglio che non la mettiamo perché. Allora, mettiamoci una e una perché adesso insomma non è che posso spendere più di tanto. Riandiamo qua. Altro piccolo giro. Oh, qui non butta niente più nessuno. Money, money, tac. Allora, qui c'è questo che è rotto. Cosa c'è che non va? Eccolo. Sapevo io. Madonna, quanto odio sta cazzo di animazione, ragazzi. Oh. Olè. Sempre questo. Ogni tanto, ragazzi, rompono, solo che c'è un po' una rottura di cazzo, vi dico la verità. Ok. Tac. Ok. Oh, finish. Poi. Vabbè, io direi che è il momento dei saluti, ragazzi, che dite? Insomma, leggiamo le ultime recensioni, l'ultima proprio, che dice: grazie alle nuove strutture ora mi sento in un vero zoo. Adesso sì che ne vale la pena visitare questo zoo. Tanto l'entrata 122 euro.
dollari o quello che è. Le nuove strutture dello zoo sono davvero un bel passo avanti. Ok, ottimi cambiamenti. Ok, magnifico che abbia messo nuove strutture. Lo zoo è più confortevole. Vabbè, ragazzi, insomma, per adesso è tutto positivo, positivo, positivo. E, qui possiamo rinnovare anche la reception. Il cazzo buffo qui, la vegetazione. Ok, altro, recinzioni. Cancelli dei recinti 3 e 7,50. Vabbè, io direi, ragazzi, direi che per il momento vi lascio dalla vista qui del mio ufficio. Anzi, andiamo. Ragazzo, vado qua. Andiamo fuori dal recinto. I Fennec stanno tranquilli, buoni. Allora, dal recinto del nostro orsetto, che non so dov'è, si è nascosto. Dov'è? Eccolo là, sta bevendo, eccolo là. Allora, ragazzi, io vi direi, io spero che vi sia piaciuto. Innanzitutto, spero che chi lo vedrà, quando lo vedrà, apporrà sotto questo video un bel mi piace, anche perché da Twitch lo passerò a YouTube. E niente, raga, io vi auguro buon Ferragosto. Mi raccomando, fate bravi, coscienziosi fino all'ultimo. Non vi ammazzate di alcol, mi raccomando. Ci vediamo alla prossima, mi raccomando, ragazzi. E volevo fare un appello. Dybala, resta qua. Dybala, ti prego, resta qua. Ragazzi, buon Ferragosto. Alla Jackass, un saluto da Caio Giulio Cesare, raga. Ciao, raga. From this day forth, you put your faith in me.